E ciao a tu, benvenuto o benvenuta. Io sono Mary, sono una ragazza e se sei capitato o capitata qui, penso sia principalmente per il titolo o perché mi conosci. Quindi, se non mi conosci, ti dico due cose, che fino a sabato scorso, fino a 30 marzo, lavoravo e facevo la commessa. Un'altra cosa che devi sapere per conoscermi più o meno è che disegno da tutta la vita e che ho finalmente deciso di far diventare questa passione, questo tutto un lavoro. Quindi sì, ora mi conosci. Ho fatto la commessa da quando avevo 20 anni, quindi per quasi 5 anni, e ho avuto la necessità di lavorare perché non ho una famiglia alle spalle che mi sostiene economicamente e dovevo appunto avere un sostentamento. Quindi mi sono impegnata in un lavoro, mi sono impegnata allo stesso tempo anche in uno studio. Quindi all'inizio facevo l'università, quando ancora non avevo capito nulla di ciò che volevo fare nella mia vita. Poi ho capito cosa volevo davvero fare prima di arrivare a fare l'accademia privata a Firenze. Ho studiato per un anno da autodidatta, quindi a parte le poche basi che mi ha dato il liceo artistico, ho studiato da autodidatta per un anno e in un anno ho fatto tanto, cioè vedendo i primi disegni sono migliorata abbastanza, sì. Prendevo spunto dai miei artisti preferiti e li reinterpretavo, li prendevo come spunto, li prendevo come esempio, sì. L'unica cosa che non ho mai preso come spunto è architettura o interni o la prospettiva. Infatti lavorerò anche su quello tantissimo. Ho deciso quindi di lasciare il mio lavoro, licenziarmi e di seguire questo sogno, che non sia più un sogno ma che diventi un lavoro retribuito e che mi porti a fare tutti i giorni quello che mi piace fare, che non sia stare in un negozio, per quanto mi possa piacere come lavoro, perché si conosce sempre gente nuova e ok, però non è quello che voglio fare. L'ho capito all'alba dei miei 25 anni quasi e diciamo che non è mai troppo tardi. Quindi se vi va di seguirmi in questo percorso e di conoscermi un pochino meglio, di capire cosa fare, cosa non fare, sicuramente cosa non fare guardando me, seguitemi e fatemi sapere se anche voi state pensando di fare una cosa del genere, un passo del genere, se siete spaventati tantissimo da non so cosa fare dalla mattina quando mi alzo fino alla sera quando vado a dormire. O magari se avete già fatto questo passo e avete consigli non solo per me ma anche per chi guarderà questo video, e condivideteli, scrivetemi nei commenti, insomma. E niente, diciamo che con questo video inizia una serie di sfortunati eventi di video in cui vi faccio vedere cosa combino, cosa faccio per arrivare a fare questo lavoro, per arrivare a fare illustratrice. Quindi buon viaggio a me e buona visione a voi che state guardando e che avete guardato e che spero guarderete.